Ma è così piena di persone l'aula magna dell'Università della Calabria, un'affluenza oltre le previsioni degli stessi vertici della CGIL, ma quello di Susanna Camusso è un carisma che strega e che attrae anche i non aderenti al sindacato. Aula piena ma con un'assenza illustre, il rettore dell'Ateneo Gino Crisci ci ha provato a chiedere di poter porgere il proprio saluto, ricevendo un secco rifiuto. Una presenza ritenuta non necessaria, forse addirittura non gradita alla luce delle tante sacche di precariato ancora presenti negli uffici dell'Unical. Ed anche quando si è trovato vis-à-vis con la Camusso, il segretario lo ha invitato ad attivare tutti gli strumenti di cui dispone per regolarizzare le posizioni della schiera di Cococò e affini di cui l'Unical ancora si avvale. Interessante il prologo della manifestazione, preceduta da un incontro ristretto insieme ai vertici locali della CGIL. Susanna Camusso ha ascoltato e preso nota degli interventi di Domenico Tulino, presidente del Consiglio degli Studenti, e di altre figure che ruotano intorno all'Ateneo di Arcavacata, ricercatori e impiegati soprattutto, accomunati dal medesimo destino di vivere un presente da precari senza riuscire ad intravedere il futuro. L'incrocio tra blocco delle assunzioni, modalità che cambiavano in continuazione rispetto al reclutamento e scelte di non allargamento del finanziamento per l'università e la ricerca hanno determinato una situazione di instabilità che non solo fa male a queste persone che non hanno prospettive di stabilità e di investimento, ma in realtà fa male a tutto il paese. Salvatore Bruno per la CNews 24.